caro. Appena sedicenne è studente di medicina all'Università di Torino. Nel 1936, a 22 anni, si laurea con una tesi di anatomia patologica che riceve la votazione di 110 cum laude dignità di stampa. Diventa assistente del professor Giuseppe Levi, con il quale si era laureato. Compie approfonditi studi di fisiologia e si iscrive al corso di laurea in fisica che frequenta fino al 1947. Quell'anno è chiamato negli Stati Uniti e dal 1949 lavora al Caltech, California Institute of Technology, che è uno dei migliori centri di ricerca degli Stati Uniti, particolarmente per le ricerche biologiche. Prima lavora lì come associate professor e dal 1954 come full professor. Nell'attività di ricerca raggiunge risultati di assoluto valore che serviranno anche a Sabin per la preparazione del vaccino della poliomielite. Dal 1963 Dulbecco lavora al Salk Institute in California. Ha collaborato a Londra con l'Imperial Cancer Research Fund. Dagli inizi degli anni 60 Dulbecco ha cominciato ad interessarsi alla ricerca oncologica. Studia virus animali che provocano fenomeni di alterazione delle cellule, determinando forme di cancro anziché la morte delle cellule. Spinge la sua ricerca a livello molecolare e dimostra che il DNA del virus viene incorporato nel materiale genetico cellulare, diventando come un gene della cellula che subisce così un'alterazione di tipo permanente. Si deve a Dulbecco anche la scoperta che i geni virali che rimangono nella cellula mettono in funzione i loro messaggeri, che alterano l'attività del DNA interagendo con esso. Per questi risultati, nel 1975, viene conferito a Renato Dulbecco il premio Nobel per la medicina. È del 1986 la proposta di Dulbecco di costruire, attraverso un'ampia collaborazione internazionale, la mappa del genoma umano, di decifrare cioè il patrimonio di 100.000 geni che compongono la struttura genetica umana. Per quanto riguarda il cancro, il confronto tra le cellule sane e quelle cancerose, da lui suggerito, potrà dire quali geni sono attivi in quelle cancerose mentre sono assenti in quelle sane e viceversa. Ringrazio il professor Dulbecco di aver accettato il nostro invito e di parlarci oggi sul tema genetica, biotecnologia e medicina, ricadute e problemi. Grazie. Il fatto stesso che io proponga un titolo di questo tipo, che mette insieme genetica, biotecnologie e medicina, dimostra lo stato di sviluppo delle scienze biologiche oggi. Infatti, le scienze biologiche sono andate incontro a delle rivoluzioni di tanto in tanto. Il principio del secolo fondamentalmente era la biochimica, poi è venuta la genetica. La biochimica è stata utile per lo sviluppo di industrie farmaceutiche e perciò di applicazioni di notevole significato pratico. Poi dopo, verso la metà del secolo, sono cominciati gli studi molecolari a livello del DNA e che sono culminati nell'ingegneria genetica. Questi hanno aperto una strada completamente nuova perché permettono di dirci che cos'è un gene, che prima invece era solamente un punto sopra una linea, adesso assume una struttura. E poi la struttura del DNA ci spiega come questo gene si può riprodurre, perciò questo è un elemento fondamentale di una rivoluzione importante. Poi viene il progetto Genoma, che in fondo ha rivoluzionato le cose perché ha permesso di costruire quelle che sono le infrastrutture, le mappe dei genomi, non solo umane ma di molti altri, di determinare la sequenza delle basi in questi genomi, e
e perciò di costruire, insomma, di far conoscere tutta la struttura degli organismi, perché l'organismo fondamentalmente è fatto dai suoi geni. E la biotecnologia entra appunto come parte integrale di questi ultimi sviluppi, cioè come parte integrale degli sviluppi di genetica, perché la biotecnologia non è che il braccio, diciamo così, della genetica che si rivolge verso la parte pratica, la costruzione di prodotti che possono essere utili, che una volta erano i farmaci fatti chimicamente, adesso sono prodotti, molti di essi, fatti con la tecnologia dell'ingegneria genetica. Tutto questo c'è non solo, porta dei grandi sviluppi, come ho accennato, ma anche naturalmente anche conoscenze, le conoscenze estese grandissime. Dal punto di vista della biotecnologia possiamo vedere la connessione tra biotecnologia e ricerca di base in biologia nel fatto che la biotecnologia si è sviluppata essenzialmente dove la ricerca di base genetica molecolare era molto forte, Stati Uniti, il paese dove c'è di più. E negli Stati Uniti si va a vedere dov'è che ci sono le grandi industrie biotecnologiche. Sono tutte lì localizzate in quei 4-5 centri dove la ricerca di base, la genetica molecolare, ha assunto degli sviluppi veramente formidabili. Per la biotecnologia la genetica è importante perché la genetica offre alla biotecnologia il materiale su cui lavora, cioè il gene che può essere dell'uomo, che può essere di animali, che può essere di piante, e per trovarne degli sviluppi pratici. Ora, la conoscenza dei geni che è venuta fuori attraverso il progetto Genoma è dovuta a parecchi sviluppi. Prima ho detto la formazione delle infrastrutture. Cosa vuol dire infrastrutture? Le infrastrutture sono le mappe. Ora, siccome il DNA filiforme è lineare, la mappa lineare è come una mappa di una strada, come punto di riferimento. Ce ne sono due mappe al giorno d'oggi del DNA, una che viene chiamata la mappa genetica, l'altra la mappa fisica. La mappa genetica è chiamata così per una ragione, insomma, storica, perché è la continuazione della genetica classica. In questo senso, noi pensiamo ad un cromosoma di un individuo, che questo cromosoma ha una serie di punti di riferimento, poi, che diremo cosa sono, poi durante la moltiplicazione dell'individuo, si fa la riproduzione dell'individuo, questo cromosoma si raddoppia e viene trasmesso alla progenie, e lì si trasmette ulteriormente. Ma questo cromosoma è anche appaiato da un altro cromosoma, un secondo cromosoma uguale, omologo, perché i cromosomi sono tutti, ce ne sono due di ognuno, perché uno viene dal padre e l'altro dalla madre. E in questo, durante la moltiplicazione dell'individuo, questi cromosomi vanno, durante la meiosi, vanno incontro a degli scambi, la ricombinazione. Per cui se prendiamo in uno di questi cromosomi un marcatore, due marcatori, se questi marcatori sono vicini, saranno fondamentalmente sempre insieme, o perlomeno raramente si separeranno. Se sono lontani, invece, si separano frequentemente. Questo dà perciò una misura, il grado di separazione dà una misura della distanza basata sulla ricombinazione, che è stato il metodo classico per misurare le distanze tra i geni nella genetica classica. Ma quello che si è aggiunto adesso, la parte molecolare, è che questi marcatori sono dei marcatori caratterizzati da, più delle volte sono cosiddetti microsatelliti, cioè sono punti dove ci sono ripetizioni di gruppi di basi, possono essere due, tre, anche più. La maggioranza sono due basi o tre basi, per esempio CA, CA, CA e così via. Ora, siccome quando il DNA si appaia durante la moltiplicazione deve trovare l'omologo corrispondente, se c'è una ripetizione, una delle ripetizioni di destra non sa quale sia la vera e propria riproduzione di sinistra e qualche volta fa un errore. Allora, facendo un errore, questo succede, che nella progenie ci sarà o un numero aumentato o un numero diminuito. Per cui c'è una grande variabilità, ma quando dico grande variabilità non vuol dire che nell'individuo varia attraverso le generazioni e non è nemmeno una variabilità tale che per esempio da padre in figlio
ci siano delle differenze fantastiche, ma insomma cominciano ad essere differenze. Perciò questo si è studiato moltissimo, questa è la mappa genetica, per identificare i geni nel progetto genoma. E la ragione è appunto questa: ammettiamo che ci sia una malattia, perché si tratta di geni di malattie ereditarie, ammettiamo che ci sia una malattia che sia insorta a un certo punto in un individuo, negli antenati di uno che è qui presente con noi. E questa malattia sarà, il gene della malattia sarà nelle vicinanze di qualcuno di questi microsatelliti, perché questi microsatelliti sono localizzabili con assoluta precisione. Dunque sarà nelle vicinanze di questo. Poi ci saranno altri microsatelliti lontani. Se andiamo a vedere in tutta la famiglia quelli che hanno la malattia, noi troveremo che in alcuni di essi, che alcuni di questi microsatelliti sono distribuiti a caso, ma ce ne sarà qualcuno che sarà sempre presente in quelli che hanno la malattia. Perciò questo vuol dire che il gene è lì nelle vicinanze. Perciò primo passo per identificare un gene è questo, studio dei microsatelliti, la mappa genetica. Poi dopo si ricorre alla mappa fisica, questa è l'altra cosa che è stata fatta col progetto Genoma. Cioè effettivamente vuol dire questo, pensate una serie di segmenti, uno dopo l'altro, di cui si conosce la lunghezza, perciò mettendoli tutti insieme abbiamo anche la distanza, perché conosciamo la lunghezza di ciascuno di essi. Perciò se quando abbiamo, e questi sono collocalizzati con la mappa genetica, per cui quando sappiamo dove la mappa genetica ci mette il gene, andiamo a vedere quali sono questi segmenti che sono presenti in questa zona, li prendiamo, li esaminiamo e andiamo a cercare delle differenze tra gli individui normali e quelli ammalati. E questo tante volte è facile, tante volte è difficile, ma si trova sempre e questo identifica il gene. Dunque, perciò questo è stato uno degli scopi fino a pochi anni fa, fino a 2 anni fa, quello era veramente lo scopo principale del progetto Genoma, costruire queste mappe. Ora le mappe ci sono, adesso il progetto si dirige essenzialmente alla scoperta dei geni. Scoperta dei geni non solo nell'uomo, scoperta dei geni in tutto gli esseri viventi. Questa è una cosa molto importante perché già da quello che si è fatto finora emerge chiaramente che tutti i genomi sono tutti parte dello stesso universo, in fondo. Dopotutto l'evoluzione comprende tutti. Dunque perciò che non è sorprendente che ci siano delle somiglianze così forti. Ma il fatto è che le somiglianze possono essere straordinarie. Non so, per esempio, recentemente è stato scoperto un gene necessario per lo sviluppo delle piante. Questo gene è identico a un gene necessario nell'uomo per la produzione dell'ormone maschile. Naturalmente tutte e due nella serie lipidica, e tutte le piante ce l'hanno, gli animali ce l'hanno, insomma non è poi sorprendente che lo stesso gene sia presente in tutte e due, ma insomma che ci sia lo stesso gene, esattamente lo stesso, insomma dimostra che c'è una divergenza molto notevole. Perciò adesso questa omogeneità dei genomi rende molto facile, molto più facile qual è il compito principale di questo progetto Genoma oggi, che è appunto l'identificazione dei geni e sapere che cosa fanno. Dunque identificarli è facile. È facile perché si possono identificare sequenziando, cioè terminando la serie di basi, il linguaggio di questo DNA e l'analisi informatica di queste sequenze ha già dimostrato che è possibile arrivare a localizzare i geni in modo molto preciso, magari insomma 80% di probabilità, diciamo così. Perciò questo è un metodo, ci sono gli altri metodi, sono quelli che vi ho detto, usando le famiglie dove ci sono individui ammalati, e un altro metodo appunto è quello di usare queste omologie tra organismi diversi, perché per esempio se prendiamo i geni per la riproduzione cellulare, che avviene in tutti, che avviene nel lievito come avviene dentro di noi, i geni sono stati studiati al principio nel lievito, perché il lievito è molto più facile, ci si lavora facilmente. E questo ha portato alla conoscenza di un numero di geni. Adesso che li conosciamo nell'uomo, questi geni sono gli stessi. Dunque, perciò, infatti, molti di essi sono stati scoperti partendo dal gene del lievito. Ci sono geni dello sviluppo, per esempio, lo sviluppo è facile da studiare, diciamo,
nel moscerino, la drosofila, perché si riproduce facilmente, si conosce bene, eccetera. Molti geni dello sviluppo sono stati scoperti nella drosofila, pian piano li andiamo a riscoprire tutti nell'uomo. Dunque, perciò questa omogeneità permette veramente dei grandi risultati. Poi, in aggiunta a tutte queste conoscenze che abbiamo, ci sono gli sviluppi pratici che vengono fuori. E questi sviluppi pratici sono di molti tipi, che perciò conoscenza e sviluppo pratico, in fondo, sono cose connesse. Non so, per esempio, anche per vedere quanto la conoscenza può andare profondamente, vi parlerò brevemente di un gene stato scoperto recentemente lì a Milano, che viene chiamato il gene della malattia di Omenn. La malattia di Omenn è una insufficienza immunitaria congenita. Insufficienza immunitaria, vedete che il bambino, vuol dire che il bambino nasce con una incapacità di rispondere, di reagire a infezioni. Generalmente questi bambini muoiono se non vengono trattati in tempo, entro pochi mesi. Ora, ce ne sono parecchie di queste, sono note, però questa ha delle caratteristiche speciali. Perché? Prima di tutto non è una deficienza assoluta, è una deficienza parziale. È dovuta a due geni, che sono due geni responsabili per permettere al sistema immunitario dell'organismo di riconoscere una grande varietà di obiettivi. Perché se noi iniettiamo entro un organismo una proteina che l'organismo non ha mai visto, l'organismo prontamente produce gli anticorpi. Perché lo fa? Non poteva saperlo in partenza. Lo fa perché ha questa capacità di reagire in modo molteplice, che è appunto dovuta a questi due geni. Ora, questi due geni, siccome non sono totalmente incapacitati, appunto per quello gettano una luce veramente nuova, soprattutto questo sistema, perché il sistema è formato di due parti. Ci sono il sistema, le cellule B, le cellule T. Le cellule B producono gli anticorpi che circolano nel sangue. Le cellule T invece aggrediscono direttamente cellule malformate, cellule strane, cellule danneggiate. Come si sviluppino queste due parti del sistema, il B e il T, non è una cosa chiara, in fondo si capisce molto poco di quello. E in questa malattia getta proprio una luce, perché in questa malattia il sistema B non si forma, il sistema T si forma, però non è buono, perché appunto non ha questa capacità molteplice di reazione. Ma in aggiunta ha una capacità anomala, che normalmente non ha, cioè quella di aggredire cellule dell'organismo stesso. E perciò quelle cosiddette malattie autoimmuni. Insomma, vedete, con una alterazione, semplicemente perché l'alterazione non è totale, perciò non abolisce il sistema, ma lo danneggia, noi vediamo degli effetti che sono sorprendenti. Adesso da lì possiamo andare ulteriormente a capire come queste cose funzionano. Dunque, perciò, vedete, conoscenza, l'isolamento di un gene, la presenza di un gene, ci può dare di queste conoscenze molto, molto importanti. Poi ci può dare dei prodotti, è lì che la biotecnologia viene in campo. E questi sono prodotti di vario tipo, perché possono essere nel campo medico, nel campo umano, insomma, medico, nel campo zootecnico, nel campo agricolo. Nel campo dei prodotti, questo è un campo in grande evoluzione. Per questo dei prodotti è cominciato con l'ingegneria genetica, dato il gene è possibile costruire in vitro oppure in un sistema modello, non so, nei batteri o in certe cellule speciali, il prodotto che è sempre una proteina. Dunque perciò vogliamo l'ormone di crescita, se abbiamo scoperto il gene, lo mettiamo in queste cellule e viene fuori l'ormone di crescita. Questo ormone di crescita è perfetto. Mentre invece prima dovevamo usare l'ormone di crescita ottenuto dai cadaveri, che molte volte conteneva delle infezioni tipo Jakob Creutzfeldt, che sono terribili. Insomma, adesso non c'è più pericolo, costa molto meno, è accessibile a tutti. Perciò questo va benissimo. Poi, al giorno d'oggi invece, la cosa si modifica ulteriormente, perché questa proteina, questa che è il prodotto di ciascun gene, questa proteina è una molecola straordinaria, di grandissimo interesse, è una molecola, è una grande plasticità,
che può cambiare molto, una struttura tridimensionale molto fluida, ed è questo che le permette di funzionare. E conoscendo come si sta conoscendo la struttura tridimensionale delle proteine, è possibile cominciare a capire come funzionano, cioè perché questa proteina fa una certa funzione, cambia un enzima che può cambiare un prodotto in questo modo. Beh, si può vedere perché un aminoacido di questo prodotto interagisce con quest'altro aminoacido dell'enzima. Insomma, questo si sta scovando molto bene, in molti casi è già stato fatto. Però, conoscendo la struttura della proteina, si può arrivare a modificare la proteina o influenzarne la funzione. E questo avviene in una varietà di modi, perché, vedete, una proteina è una cosa complessa, che è stata fatta così per varie ragioni. Prima di tutto, durante l'evoluzione il gene doveva mantenere certe relazioni con gli altri geni, per cui c'erano dei vincoli su come poteva fare la proteina. Poi l'altro fatto è che la proteina, quando si forma, deve formare questo gomitolo. Per formare il gomitolo deve avere delle parti della proteina che magari non sono importanti per la funzione, ma sono importanti per fare il gomitolo. Perciò, vedete, ci sono parecchie parti della proteina che non sono necessarie per la funzione. E così, infatti, adesso c'è stato già da qualche tempo, si lavora per cercare di modificare le proteine fatte naturalmente, farle molto più semplici, farle diventare magari più resistenti al calore, a sostanze chimiche, eccetera. E i risultati ottenuti, insomma, sono molto precoci, ma sono molto promettenti, molto interessanti. Poi, dalla conoscenza della struttura, è possibile anche disegnare farmaci che si adattino a questa struttura, modificandone la funzione. E questo è già stato fatto con questi farmaci, per esempio, contro la proteasi, la proteina del virus HIV, che sono stati disegnati sulla base della struttura e che bloccano la moltiplicazione del virus. Poi c'è un altro indirizzo ulteriormente, che forse in certo modo è ancora più interessante. Le proteine si sviluppano durante l'evoluzione, per cui l'idea è, dice, perché non facciamo l'evoluzione in vitro? Per prendere dei geni e farli evolvere in vitro. E questo si può fare in vari modi, per esempio prendendo un gene, facendone dei pezzi vari e poi mettendoli insieme in modo vario e facendoli ricombinare in modo che si scambino parti, così. Insomma, in modo da ottenere un grande numero di prodotti e poi andare, di prodotti, questi sono geni, poi naturalmente si fa esprimere la proteina di questi geni e si va a vedere se si ottiene quel tipo di proteina di cui si era interessati. E anche questo è una cosa che sta andando avanti e ci sono possibilità molto, molto interessanti. Dunque, perciò, questa è una grande parte dello scopo del progetto Genoma e dei risultati di questo progetto. Poi, naturalmente, quando si parla di malattie geniche che vengono scoperte, lì si dice, ma insomma, che cosa, quando abbiamo scoperto il gene, cosa ne facciamo? Ebbene, possiamo aumentare le nostre conoscenze, ma questo non basta. E difatti, insomma, la conoscenza dei geni di malattie ereditarie ha avuto influenze notevolissime in questo tempo, quando il gene è ben noto e anche si sa dove le alterazioni sono che producono la malattia, per cui insomma, la conoscenza deve essere molto dettagliata. Perché in questi casi, prima di tutto, si può fare la diagnosi. Ora, la diagnosi, vedete, è molto importante in molte per la maggior parte di queste malattie ereditarie, di cui ce ne sono ben 5.000, perché una malattia ereditaria generalmente è presente in un bambino che nasce da due genitori, ciascuno dei quali aveva quel gene ammalato, tutti e due lo stesso gene ammalato, ma non lo sapevano. Perché avendo un gene ammalato, ma l'altro gene sano, il più delle volte non produce nessun disturbo. E allora nasce il bambino ammalato. Per cui la diagnosi di questi portatori, come vengono chiamati, gli individui sani che portano il gene ammalato, diventa una cosa cruciale, perché se si possono identificare, allora si può arrivare, uno può fare della consulenza genetica e dire ai giovani, dice, non, voi due non dovete avere un figlio, oppure cercate un altro sposo, eccetera, cose, se è possibile. Ma poi anche applicazioni ulteriori, perché anche se c'è un concepimento si può fare la diagnosi prenatale e nei casi dove la malattia sia gravissima, che alcune di queste sono veramente terribili, diventa molto logico chiedere se è opportuno fare un aborto terapeutico.
C'è la possibilità della fecondazione in vitro, in modo tale da studiare questo prodotto della fecondazione, il preembrione, come molti lo chiamano, quando ha raggiunto lo stadio di 10 cellule, prenderne una, esaminarla, vedere se il gene è normale o no. E se il gene è normale, allora si può immettere nell'utero, il bambino nasce, è normale. Se invece è ammalato, tutti e due i geni sono ammalati, vuol dire che questo embrione deve essere distrutto. Ora, io so benissimo che questo fa insorgere problemi di vario tipo, ma dal punto biologico questa è la situazione. Dunque, questo per quello che riguarda l'azione, la conoscenza dei geni riflessa sopra le proteine, ma ci sono anche riflessioni sull'uso del DNA stesso per scopi biotecnologici, diciamo così. Per esempio, nelle malattie ereditarie è stato da anni si è pensato che sarebbe stato possibile instaurare quella che viene chiamata una terapia genica. Cioè, nelle cellule che hanno bisogno della funzione di questo gene, si potrebbe introdurre un gene normale in maniera che sostituisca la funzione. E c'è stato molto lavoro prima in culture tutto è facile, perché in cultura le cellule sono accessibili, tutto funziona molto bene. Quando si va agli animali già si comincia a vedere che, insomma, è facile raggiungere un tipo di cellula ma non un altro. Se si pensa alle malattie, se pensiamo a un'immunodeficienza congenita, le cellule sono circolanti nel sangue, nel midollo osseo, sono facilmente raggiungibili, per cui uno può dire, queste possono raggiungere, cerchiamo di fare la terapia lì, e questo è stato fatto in alcuni casi. E, mentre invece se pensiamo a un muscolo, per esempio, dove ci sono tutte queste cellule che sono organizzate, così come si fa a raggiungere tutte queste cellule? Questo diventa veramente difficile o impossibile. Insomma, per cui in questi studi quello che è venuto fuori sono state le difficoltà veramente della terapia genica, che in fondo finora la terapia genica non ha avuto nessun vero successo nell'uomo, nessuno, sebbene ci siano stati dei tentativi. Ora, le ragioni per questo appunto sono che una cellula, ci bisogna raggiungere un tipo speciale di cellula, perciò come si fa a raggiungere quel tipo lì di cellula? Bisogna usare qualche cosa che trasporta il virus dentro la cellula. E quello si lavora su quello, il cosiddetto vettore. Ci sono molti vettori, vettori virali, vettori chimici, eccetera, e liposomi, insomma, tutti questi tipi di vettori che possono aiutare. Però, insomma, ci sono sempre delle difficoltà gravi. Una delle difficoltà anche è un'altra, cioè che immettendo un gene in una cellula non si sa dove questo gene va a finire. Per cui può essere in una parte del cromosoma in cui non è, l'espressione genica non è favorita, perché questo dipende molto dalla struttura del cromosoma. Allora il gene funzionerebbe male. Oppure qualche volta magari il gene va a cacciarsi nelle vicinanze di un oncogene, un gene che se viene attivato può produrre il cancro, sebbene questo, insomma, sia raro, ma succede. Insomma, ci sono poi un'altra cosa importante, che i geni devono essere regolati. Per regolare un gene ci sono tutto un sistema di regolazione. E, per esempio, se noi pensiamo al diabete, che lo sappiamo, si può curare con l'insulina, uno si potrebbe chiedere, ma perché nessuno ha mai provato a fare la terapia genica inserendo il gene dell'insulina nei diabetici? Beh, la ragione è questa, che questo gene non sarebbe regolato come dovrebbe essere, non sarebbe regolato affatto. Sarebbe funzionante continuamente. Perciò, in alcuni casi produrrebbe troppa insulina, questo produrrebbe lo shock insulinico, terribile. In altri casi ne produrrebbe troppo poco e questo produrrebbe una insufficienza, perciò il diabete. Per queste varie ragioni non è possibile farlo. Ora, probabilmente una soluzione a questi problemi è in vista ed è la costruzione di quelli che vengono chiamati i mini cromosomi. Sono mini cromosomi, sono cromosomi umani. Vedete, il cromosoma è una lunga molecola di DNA tutta attorcigliata su se stessa, combinata a proteine, e ha delle parti cruciali. Una parte centrale dove quando si divide si possono attaccare le fibre che portano i due cromosomi alle due cellule figlie. Poi deve avere dei punti dove il DNA comincia a replicarsi, ce ne sono molti in ogni cromosoma. Deve avere delle zone terminali che lo proteggono in maniera che non venga distrutto,
Insomma, ci sono molte, molte cose che sono necessarie, strutture. Ora, perciò, questo si può ottenere in due modi. Un modo è prendere un vero cromosoma umano, tagliarne fuori dei pezzi e lasciare le cose essenziali e lasciare spazio in modo da poter introdurre dentro di questo un altro pezzo di cromosoma che possa avere il gene che ci interessa. Oppure prendere i vari pezzi e metterli insieme, insomma, che in fondo è la stessa cosa. Ora, facendo questo, cosa vuol dire? Si mantiene la struttura del cromosoma in cui il gene è contenuto, perciò il gene è sempre nello stesso ambiente normale. D'altra parte si può immettere in questo cromosoma un pezzo derivato che contiene il gene derivato proprio da cellule umane, in maniera che abbia tutti i suoi meccanismi di controllo. E allora questo perciò è una grande speranza. Ora ci si lavora per farlo e vedremo. Insomma, i risultati ottenuti finora sono promettenti, ma sa, queste cose bisogna portarle a fondo prima di essere sicuro. Naturalmente questo solve uno dei problemi della terapia genica, cioè quella della regolazione del gene, molto importante, ma non solo il problema di come raggiungere le cellule dove il gene deve essere attivo. E questo, insomma, si può fare, si spera poterlo fare in vari modi, cioè usando questo gene in associazione magari delle proteine, dei peptidi, che possano riconoscere qualche caratteristica sulla superficie cellulare in maniera che questo le diriga il gene a quella particolare cellula. Insomma, ci sono possibilità varie, sono tutte in studio e poi infatti è difficile dire quello che succederà, insomma ci si lavora molto. In altri campi non della medicina, no, ci sono, uno, voglio dire due altre piccole cose per la terapia genica, che ci sono due punti dove c'è stato un successo veramente, sebbene è ancora vago, ancora. Uno è l'uso dei vaccini basati sul DNA. Vedete, nel passato nessuno mai pensava che iniettando il DNA è un gene nella cellula, questo gene potesse raggiungere le cellule, iniettandolo nell'organismo potesse raggiungere le cellule e lì funzionare. Invece con i vaccini questo si è visto, funziona benissimo. Si sono fatti dei vaccini iniettati per esempio in scimpanzé, molto vicini all'uomo, che hanno prodotto un'immunità molto superiore a quella del vaccino classico, che ottiene tutto il virus inattivato, eccetera. Dunque lì c'è una vera possibilità. Perché questo succede ancora non è chiaro, poi insomma verrà fuori. E un altro caso dove questa terapia genica sembra avere efficacia, di nuovo in animali, ma in condizioni molto simili, in situazioni molto simili a quelle umane, è per vasi sanguigni dove si è ottenuta una dilatazione artificiale. Perché in questi vasi sanguigni le cellule epiteliali della parete tendono a crescere dopo questa distensione e tendono a riotturarlo. E questo capita nel cuore, con dei individui che hanno lo stenosi delle arterie coronarie. Uno degli interventi è quello di dilatarle, però si sa che tendono a restringersi di nuovo. Ecco, è stato possibile, certo in animali, introdurre, dopo aver fatto la dilatazione, introdurre nella stessa zona un gene che bloccava la moltiplicazione delle cellule muscolari lisce. E questo, come dico, in questi animali ha avuto risultati straordinariamente buoni, per cui uno pensa che certo questo sarà una possibilità seria anche per l'uomo. Dunque, perciò, vede, qualche possibilità già emerge quasi seriamente. E poi c'è il problema del cancro. Il cancro, la terapia genica del cancro si è tentata nel passato in molti modi che non hanno mai funzionato, però c'è un metodo che si sta esplorando adesso che ha delle vere promesse. Ed è un metodo basato sopra il potenziamento delle difese immunologiche dell'organismo, perché l'organismo vede il cancro come come cellule estranee e perciò dovrebbe avere il potere di distruggerlo, ma non lo fa perché le cellule, i linfociti T dell'organismo, per distruggere una cellula devono ricevere due segnali. Uno è il segnale che la cellula è anormale, perciò un segnale di riconoscimento, ma l'altro è un segnale di attivazione. Cioè la cellula deve mandare un segnale alla cellula T in maniera che questa cominci a moltiplicarsi, a sviluppare tutto il sistema che può uccidere la cellula.
e le cellule del cancro non hanno questo sistema di attivazione. Il sistema di attivazione esiste solo in altre cellule del sistema immunitario che normalmente presentano questi antigeni, queste sostanze strane alle cellule T, ma nel fare quello presentano anche il sistema di attivazione. Per cui la terapia genica di cui si sta cercando veramente, si lavora molto per il cancro, è appunto questa di introdurre o nel cancro, nell'ambiente in cui il cancro cresce, o nelle cellule del cancro stesse, uno di questi geni che permettono alle cellule del cancerose di avere un segnale di attivazione. E i risultati in animali sono stati veramente, per alcuni tipi di cancri, molto molto buoni. Adesso hanno molti tentativi clinici e io penso che, insomma, speriamo che tra un anno o qualcosa del genere avremo dei risultati, speriamo, positivi. Ma insomma, certo, questo è anche un'altra cosa. Nel campo degli animali, delle piante, la biotecnologia usa queste conoscenze per sviluppare prodotti nuovi, piante per esempio con bei fiori, oppure animali che abbiano più carne, animali che producano, non so, sostanze umane nel latte, le pecore specialmente, e questo anche si fa nelle piante è possibile mettere un gene umano, una pianta produce sostanze umane come anticorpi eccetera, che poi sono usati, si estraggono perché sono ad alta quantità e vengono usati per scopi medici. Ci sono perciò molte direzioni. Un'altra direzione importante nelle piante è quella di ottenere piante resistenti a una varietà di condizioni avverse, per esempio insetti, ci sono degli insetti che distruggono le piante, allora ci si può mettere un gene che sviluppa una proteina tossica per questi insetti, ma non per noi o per animali, eccetera. Oppure si sono fatte piante resistenti a erbicidi, in maniera che si possa spruzzare l'erbicida attorno alle piante, le piante sono resistenti mentre le erbacce muoiono. Insomma, queste sono un mucchio di altre cose che stanno venendo fuori e così vedremo. Ora, dato questo stato, qual è che noi possiamo prevedere che avverrà nel futuro in tutti questi campi? Prima di tutto, non c'è dubbio che le nostre conoscenze aumenteranno moltissimo, perché questa è la storia, è una cosa senza fine. Che cosa conosceremo? Questo non lo sappiamo, naturalmente. Ma siccome abbiamo già ottenuto delle tecnologie molto avanzate, è possibile che queste tecnologie ci porteranno a sviluppi ulteriori, magari a nuove tecnologie e nuove conoscenze. In fondo, la tecnologia, la conoscenza al giorno d'oggi è basata sulla tecnologia. Senza tecnologie adeguate, specialmente nel nostro campo, non si possono fare conoscenze. Non è possibile farle in modo teorico come le fanno i fisici, beati loro. No, noi dobbiamo avere i laboratori. E insomma, io penso che le direzioni che si seguiranno sono direzioni come quelle di cui ho già parlato, queste modificazioni di proteine, perché in fondo se c'è un'alterazione genica non è necessario andare a agire sul gene, quello è il modo peggiore, perché è il modo più difficile per farlo. Bisogna andare sulla proteina, la proteina è generalmente accessibile, molte volte fuori dalle cellule, sono perciò raggiungibili più facilmente, e poi anche è molto plastica, per cui ci sono possibilità di influenze varie, e difatti questa adesso direi è una delle direzioni maggiori di studio in questo campo. Nel campo del DNA è evidente che la terapia genica sarà perseguita ulteriormente, questi mini cromosomi verranno studiati e altre cose così. Un tipo di terapia genica che io penso che verrà risorretta è quella della terapia genica di cellule germinali. Al giorno d'oggi è considerato non etico farla ed è giustissimo, semplicemente perché non sappiamo farlo. Perché la terapia genica di cellule germinali dovrebbe essere una terapia che può sostituire un gene esistente con un altro che è alterato, con un gene normale uguale, ma nello stesso punto, nella stessa zona, perché allora quello porterebbe una vera guarigione della malattia, non solo per l'individuo ma anche per la sua prole. Ora, al giorno d'oggi non si può fare perché, come già accennato, il gene che introduciamo non va a ficcarsi nel gene esistente, ma va a caso, e andando a caso
spesso produrrebbe un'altra malattia genica, interferendo con l'azione di un gene normale. Perciò questo è assolutamente impossibile. Ora, al giorno d'oggi, anche si parla molto del fatto che non possiamo interferire con le generazioni future, ma insomma io penso che questa attitudine così assoluta sarà modificata pensando che se possiamo modificare un gene che noi sappiamo produce delle gravi malattie e modificare solo quello, insomma io non ci vedo niente di male, perché è vero, fuggiamo sulle generazioni successive ma in un modo favorevole. Insomma, perciò io sono convinto di questo. Se quella tecnologia può essere sviluppata, che è molto difficile, io penso che ci si ripenserà. I mini cromosomi naturalmente saranno sviluppati molto, e poi ci sono un campo, per esempio, dove è probabile che ci siano degli sviluppi interessanti, è sulle malattie neurodegenerative del sistema nervoso, per esempio l'Alzheimer, perché quella è una malattia dove la struttura della proteina di nuovo è la cosa fondamentale. C'è una proteina che viene fatta, un frammento di una normale proteina, che per ragioni varie viene fatta o in abbondanza oppure un po' alterata, magari un po' più lunga. Questa proteina ha la tendenza di per sé di associare due molecole che si associano, e se si associano cambiano la struttura, perché si influenzano reciprocamente. E questa struttura diventa poi, in questo caso, una struttura che diventa finale, non si può più modificare, non sono più digeribili da proteasi, eccetera, insomma, è una cosa definitiva. Non solo quella, ma poi permette questa prima doppia molecola attrae delle altre, in maniera che si forma tutto un complesso, e questa è la malattia dell'Alzheimer. Ora, appunto, siccome le nostre conoscenze di struttura di proteine, di interazioni, di modificazioni, eccetera, stanno andando avanti a grandi passi, io penso che questo anche sarà nel futuro una delle malattie accessibili. E questa non è una malattia, c'è l'Alzheimer, ci sono un mucchio di altre malattie, ci sono quelle cosiddette malattie da prioni, che come il Creutzfeldt e Jacobo, che sono diverse ma hanno una base abbastanza simile, e ci sono molte altre malattie, amiloidosi, eccetera, dove ci sono altre molecole ma che non fanno la stessa cosa. E infatti in uno di queste amiloidosi si è ottenuto un risultato molto interessante dal punto di vista possibile terapie, cioè che se si prende questo aggregato di proteine e ci si mette una sostanza che normalmente si lega alle proteine, ma in quantità maggiore del normale, questi aggregati si dissolvono. Ora, se si potesse raggiungere lo stesso risultato con molti altri aggregati, un mucchio di queste malattie sparirebbero. Insomma, sono tutte possibilità, insomma, per il futuro. Ora, non so, che ora è? Ho ancora 5 minuti. Dunque, un'altra cosa insomma, negli ambienti medici si parla parecchio, è quella degli organi per trapianti. E lì, naturalmente, viene fuori il maiale. Come voi sapete, Dario Fo ha parlato degli uomini maiali che passeranno per le strade delle città, eccetera. No, questo non si tratta di fare gli uomini maiali. Si tratta di cercare di usare organi derivati, magari da maiali o da altri organi, per supplire, per sostituire organi umani che siano ammalati. E questa necessità di organi per trapianto è una cosa tragica. Ci sono decine di migliaia di persone in Italia che hanno bisogno di un trapianto di qualche cosa, ma non lo trovano, perché sono pochissimi i trapianti. Se si potesse arrivare ad un trapianto da un animale, la cosa sarebbe molto diversa. Quello che è il danno, la difficoltà maggiore in questo è la reazione contro il trapianto, perché una cellula estranea che venga inserita in un animale viene generalmente rigettata dal sistema immunitario, e un po' si sa, insomma abbastanza si sa di questi meccanismi. Nel caso del trapianto nell'uomo da parte di animali di vario tipo, incluso il maiale, c'è in aggiunta a questo quello che viene chiamato il trapianto acuto, il rigetto acuto. Cioè che molto rapidamente i vasi sanguigni di questo organo vengono distrutti, perché c'è una reazione immunitaria contro di essi. Ora, questo si può rimediare, infatti si può rimediare con l'ingegneria genetica del maiale, in maniera tale che il maiale
cambi un po' le caratteristiche della superficie delle sue cellule, eliminando insomma un galattosio, mettendoci un fucosio insieme di quello, e questo si può fare, si è fatto. Perciò probabilmente la difficoltà del rigetto acuto è vinta. Però c'è un'altra difficoltà, cioè la difficoltà di virus, perché tutti gli animali hanno dei virus con cui vivono e non fanno niente, però se trasferito da un altro animale possono essere patogenici. Perciò lì sta a vedere se questi virus sono una cosa seria o no. Questo si vedrà, insomma. Ora, un punto, dal punto di vista biotecnologico, alla base di tutto quello che si sta facendo, è un argomento legale e anche etico, se si vuole, cioè la brevettabilità dei geni. E questo è un argomento di cui si è parlato molto. Insomma, io, dal mio punto di vista, dico, il gene, se vogliamo ottenere un risultato da un gene, un risultato biotecnologico pratico, il gene deve essere brevettabile, perché non è possibile ottenere questo risultato senza investire un'enorme quantità di tempo e un'enorme quantità di soldi. Per cui la ditta che fa questo sviluppo deve avere la sicurezza di poter ottenere il risultato. Non so, al giorno d'oggi abbiamo l'insulina umana, abbiamo un mucchio di geni di vario tipo, sostanze coagulanti, anticoagulanti, eccetera, sono stati tutti ottenuti in questo modo, li abbiamo, se non ci fosse stato il brevetto non li avremmo avuti. Però c'è gente che insorge contro il brevetto per ragioni filosofiche, diciamo così. Ma insomma, io dico, se si guarda ai fatti pratici, il brevetto ci vuole. Se si è filosofici al punto da trascurare la realtà pratica, beh, allora la posizione è molto diversa. Ma recentemente ho visto che c'è stata una direttiva europea che insomma incoraggia questo brevettamento dei geni, e perciò questo, io credo, è un passo avanti in questo campo. Questo è uno dei tanti problemi etici che insorgono al giorno d'oggi nello studio della genetica, nell'applicazione della genetica, nella biotecnologia, e insomma non posso entrare in quello perché mi ci vorrebbe un giorno solo per parlare solo di quello, ma insomma, però io penso che questi problemi dovranno essere affrontati da interazioni tra tutte le persone coinvolte, lo scienziato, la ditta, il legale, l'etico, il religioso, eccetera, eccetera. Insomma, e che questo si faccia però con razionalità. Perché quando si parla di queste cose vengono fuori dei più strampalati. Tutte le cose che si sono scritte nei libri di fantascienza vengono fuori come realtà. Se si segue questa strada non si potrà mai raggiungere una conclusione. Ma se cerchiamo di localizzarci e vedere quali sono i problemi del momento, quelli attuali e quelli veramente pratici, io sono convinto che non ci sarà nessuna difficoltà e che perciò potremo andare avanti. Grazie. Molte grazie, professor Dulbecco, e come è nostra tradizione, credo che il professor Dulbecco sia disponibile a rispondere ad alcune domande. Ecco, prego. Venga qui, forse così sentono anche gli altri. Io vorrei un chiarimento. Ecco, quando lei mi è parso che abbia dato un'approvazione dal punto di vista biologico agli interventi di carattere eugenetico su feti o embrioni che portano delle tare. Ecco, se uno accetta questo punto di vista, non so, per quel poco di storia che mi ricordo, io penso che gli spartani antichi, più di recente il nazismo, vadano giudicati semplicemente degli arretrati, non dei criminali. Ecco, io non la capisco, ecco, questa approvazione dal punto di vista biologico, come se l'uomo potesse separare il suo aspetto biologico dall'aspetto etico. Se ho capito male, sono contento di sentire la sua spiegazione. Grazie. Si vede, lei fa lo stesso errore di cui ho parlato già prima, cioè lei viene fuori con un termine effettivamente da fantascienza, l'eugenetica, che è una cosa che non è mai esistita. Lo so che la gente ha voluto fare, ma questo era gente che non capiva cosa succedeva e avevano
perciò delle idee completamente sbagliate. Ma al giorno d'oggi non parliamo, nessuno parla di eugenetica. Uno parla di un caso, cioè un individuo con la possibilità che nasca un bambino con una di queste deficienze terribili, così che invece si possa semplicemente fare un intervento che altera questo gene in maniera da correggerlo, farlo diventare un gene normale da un gene anormale. Io questo non la chiamo eugenetica. Ah no, quello è un'altra cosa, ma quello non è eugenetica, quello è semplicemente impedire, quello è medicina, quello è impedire la nascita di un bambino gravemente ammalato, questa è l'unica cosa. Lei vorrebbe avere un figlio che si mangia le dita, eccetera, deve tenere legato. Ma non lo ammazza, lei ammazza il preembrione, non ammazza l'individuo, c'è una bella differenza. È lì dove quest'idea che l'embrione comincia, che l'individuo comincia alla nascita, è una cosa pazzesca semplicemente. Questo non è vero, non c'è niente lì di umano in questo. Se io le do un preembrione di questo tipo, lo do non a lei, a qualunque scienziato, eccetera, che mi dica se è umano o no, non me lo può dire, perché non c'è niente di riconoscibile. Sa, vede, quelle sono le esagerazioni per conto mio. Mi scusi, sa. Altre domande? Prego, prego, prego. Chi c'era d'altro, scusa? Professore, volevo conoscere il suo pensiero sulla clonazione. Clonazione animale, clonazione umana. Speranze o allarme rosso? Grazie. Dunque, la clonazione animale, prima di tutto bisogna dire una cosa, che si è parlato così tanto di questa clonazione, mentre a tutt'oggi io non sono nemmeno certo se sia avvenuta, perché questa pecora Dolly, insomma, chissà, potrebbe essere avvenuta per vie così accidentali. Sì, no, infatti, non è, che io sappia, non è stata confermata ancora in modo uguale. Sono state conferme, ma non erano vere conferme, perché usavano cellule embrionali. Se usiamo cellule embrionali, questo lo sappiamo già da tempo, questo si può fare. Perciò cellula adulta, perché quella che era importante lì era la clonazione adulta. Perché quando la gente dice, ma allora possiamo fare clonare un uomo in maniera che faccia tante copie di sé, questo vuol dire clonazione adulta, perché non può clonare un embrione, perché l'embrione non sa cosa sarà, perciò quali sono le caratteristiche, capisce, che può usare. Ora, prima di tutto, perciò non sappiamo nemmeno se esiste. Ora, se esiste e si può fare con alta efficienza, perché nel caso della Dolly 300 tentativi, anzi 277 ad essere precisi, ce ne sono voluti per ottenerne uno. Se dovessimo fare questo anche negli animali, insomma, non varrebbe la pena farlo, sarebbe tale lavoro. Ma mettiamo invece che si possa fare con alta efficienza, senza pericoli, eccetera, e allora questa è la domanda. Allora, varrebbe la pena farlo o no? Dal punto di vista animale io dico sì, forse varrebbe la pena farlo, perché, non so, prendiamo per esempio quello di cui parlavo prima, il trapianto di organi. Io devo fare degli animali, mettiamo i maiali, ingegnerizzati con un gene in maniera tale che non ci sia questo rigetto acuto degli organi. Beh, io ne posso fare uno di questi. Questo magari poi si può riprodurre col tempo, produrne altri, ma se ho bisogno di un mucchio di organi, questo non va. Ma se invece questo maiale lo potessi clonare in altri maiali, sì, allora ne avrei un esercito di maiali. E allora da quelli avrei tutti gli organi che voglio. Insomma, io questo non ci vedo niente di male, perché è una cosa limitata. Ora la gente dice, beh, ma questo vuol dire si favorisce lo sviluppo di una varietà sopra le altre. Guardi, purtroppo questa è una cosa che l'uomo ha sempre fatto. L'uomo ha sempre selezionato varietà. Le piante che abbiamo, da cui otteniamo tutto il nostro cibo, sono selezionate come varietà e sono la grandissima maggior parte delle piante esistenti. Dunque questo, insomma, se vogliamo dire l'uomo non deve far quello, allora, non so, moriamo di fame. Per cui, insomma, come principio filosofico non lo posso accettare. Dal punto di vista pratico non ci vedo niente di male. La cosa è diversa nell'uomo. Se si potesse fare nell'uomo con 100% di accuratezza, eccetera, io direi no, non c'è ragione di farlo. Da questo io non vedo veramente la ragione. Se ci fosse una vera ragione compellente, allora direi magari
in quei casi in cui c'è questa ragione compellente si potrebbe fare, ma io per ora non ne vedo di queste ragioni, per cui dico che non si dovrebbe fare. Buonasera professore, sono l'ammiraglio Cottini, dirigo un centro di ricerca della difesa qua vicino. Una domanda, una considerazione. Lei ha prima detto che che sarebbe bene, sarebbe positivo poter intervenire su cellule germinali sostituendo, una volta riconosciuta la difettosità di alcuni geni, sostituendo i geni e consentendo perciò la nascita di individui senza problemi. Benissimo, credo che sia incontestabile. A me, per esempio, farebbe molto piacere essere nato senza raffreddore da fieno, questo mi pare che la sostituzione di un gene difettoso avrebbe potuto risolvere il problema. Bene, questo mi fa venire a mente, però, la fantasia viaggia un po', estrapola, la possibilità che vengano, che si decida, una volta saputo come posizionare i geni nelle cellule germinali, possa valutarsi come successivo passo e anche l'opportunità di modificare certe caratteristiche, di avere certe caratteristiche. Si può andare dal così innocente, biondo o bruno del figlio. Forse qualcuno potrebbe pensare che si potrebbero eliminare tensioni sociali differenziando un po' gli individui. Forse la società potrebbe aver bisogno di un numero limitato di persone di notevole intelligenza, un numero più adatto, ecco, di persone di media intelligenza e così via. Forse considerando che nelle società industrializzate, ricche, c'è sempre una minor propensione alla natalità e a tutta la fatica che ciò comporta, potrebbe essere il caso, qualcuno potrebbe pensare di sviluppare individui particolarmente evoluti, dedicati alla natalità, che producano poi gli individui che veramente poi servono alla società. Mi viene in mente, sono incubi notturni, è una società delle formiche. Mi piacerebbe che lei mi dicesse che è impossibile, che è una cavolata. Che... Grazie. No, appunto, vede, in fondo queste sono le cose, sono gli argomenti della quello che io chiamo la fantascienza. Perché? Le dico subito perché. Vede, queste caratteristiche di cui lei parla sono caratteristiche di cui origine genetica non è nota e non... Certamente sono dovute a molti geni, per cui bisognerebbe poter introdurre molti geni, cambiare molti geni in questo spermatozoo. Sa, io credo che sarà, prima di tutto, come dico, non so se mai ci si arriverà a cambiarne uno. Cambiarne più di uno sarebbe moltiplicare al quadrato, alla terza potenza, eccetera, capisce? Perciò veramente non è possibile. Però io voglio dire una cosa in generale, che noi, insomma, noi come specie umana, purtroppo, non so, abbiamo questa capacità di, una volta che una cosa è possibile, di attuarla. E questo è un fatto, insomma, noi abbiamo costruito le bombe atomiche, che sarebbe stato tanto meglio non farle, e cose questo, abbiamo avuto i grandi incidenti di Chernobyl, di Seveso, eccetera. Insomma, noi non c'è modo di arrestarci. E se ci fosse la possibilità di fare quello che lei dice, che credo impossibile, ma se ci fosse, io non lo farei, nessuno qui lo farebbe, ma qualcuno lo farebbe. E quello è il fatto. Purtroppo, e questo, insomma, per arrivare all'assoluta proibizione di questo, bisognerebbe dire non si può fare più ricerca. Bisognerebbe fermare qualunque tipo di ricerca. Ma vede, se avessimo deciso questo 1000 anni fa, sarebbe preferibile? Sa? Purtroppo quello che noi faremo, io credo, è scritto tutto qui. E man mano che sviluppiamo questo potenziale, le cose succedono. Prego. Sono due. Una... una curiosità, quel gene nell'uomo, nella pianta, che tipo di gene? È una... Io la biochimica
dei lipidi non la conosco bene. Degli steroidi, sì. È una reduttasi, alfa reduttasi a un livello. Dicevo, è una alfa reduttasi, quello me lo ricordo, che lavora ad uno dei primi passi nella sintesi di questi steroidi. Però, guardi, è un campo che io non conosco. Questa. Sì, sì, capito. E senta, l'altro è che io ho difficoltà a capire come mai malattie genetiche trasmesse abbiano bisogno di 30-40 anni per manifestarsi e certe volte saltino una generazione. No, vede, questo è solo in alcuni casi. Ci sono il caso tipico di questo sarebbe la chorea di Huntington. Ora, questa è una malattia molto speciale, appartiene ad un piccolo gruppo di malattie dove l'alterazione genica è causata da un accumulo di quelle che chiamiamo triplette, cioè gruppi di tre basi che si ripetono molte volte. Noi tutti in questo gene abbiamo una ripetizione di triplette in quella posizione, però se questo numero di triplette raggiunge un numero oltre un certo limite, allora diventa patologico. E il numero generalmente è sui 35. Se ce ne sono più di 35, allora la malattia compare. E la cosa interessante è che la malattia compare più presto, tanto più triplette ci sono. Se ci sono 100 triplette, probabilmente la malattia comparirà a 30 anni. Se ce ne sono 40, comparirà a 60 anni. Dunque, questo è questo tipo. Ora, la ragione per cui questa malattia si sviluppa non è molto chiara, ma una delle possibilità è la seguente, che questi gruppi di basi, C, A, G, specificano ciascheduno un aminoacido, una glutamina. Questo perciò si forma una catena di glutamine nelle cellule, che può essere corta o lunga. Le glutamine nelle proteine hanno la tendenza ad associarsi, perché ci sono enzimi che favoriscono questo, per cui probabilmente questa, alla fine quello che viene fuori è quello che succede nell'Alzheimer, cioè che c'è un accumulo di questa proteina che si addensa, aumenta sempre di più, e questo avviene col tempo, ed è per questo che ci vuole tanto tempo, perché al principio c'è magari queste proteine sono isolate, non, ci vuole molto tempo prima che si trovino tra di loro, che si uniscano, ma quando sono unite allora è più facile che questo avvenga, per cui la malattia va avanti molto lentamente e poi rapidamente assume un carattere rapido e la malattia compare. Questa è una possibile interpretazione, che in fondo è simile a quella che si darebbe per il morbo di Alzheimer, che anche comincia tardi, perché anche lì ci vuole questi aggregati che insomma all'inizio hanno difficoltà a formarsi, ma appena cominciano a formarsi poi esplodono e vanno avanti rapidamente. Spero che non sia troppo faticoso. No, sono andato avanti. Buongiorno, a me ha particolarmente colpito l'accenno che lei ha fatto sui vaccini DNA e mi piacerebbe spendesse ancora qualche parola se possibile. Grazie. Sì, vede, questo è una cosa veramente sorprendente perché questo è un vaccino che è stato usato, che è stato fatto prendendo i geni di dell'epatite B, specialmente quello è stato uno dei vaccini usati. E che questo gene è stato introdotto, iniettato nel muscolo, mi pare, degli scimpanzé, e il risultato è stato una risposta immunitaria molto ricca, perché, come dicevo, risposta immunitaria è fatta di due parti, gli anticorpi e le cellule, le cellule T, e molte volte quando si fa un vaccino la parte B è quella che prevale, ma invece la parte T è molto importante, e in questi vaccini la parte T è molto maggiore di quello che non sia quando si adopera il normale vaccino. Ora, evidentemente quello che succede è questo, che questo DNA riesce a entrare in qualche cellula del sistema immunitario stesso, io penso, e lì, naturalmente lì c'è un gene per fare questa proteina, che faccia la proteina. Allora la proteina viene fatta in queste cellule, viene presentata direttamente alle cellule che devono provocare la difesa, perciò è un metodo molto diretto di presentazione. Mentre invece quando io inietto il vaccino normale che contiene la proteina, questa proteina prima deve essere assorbita da queste cellule
e poi deve essere presentata. Perciò c'è tutta una fase e un'efficienza anche molto, molto minore. Per cui probabilmente questa è la ragione. Ora ci si studia molto, perciò vedremo. Io volevo chiedere una cosa. Ha parlato della possibilità di influire sulla cura dei tumori mediante sistemi di geni, eccetera. È possibile che abbia qualche validità questo metodo che è stato recentemente proposto, di cui si è letto anche sulla stampa, che invece è di tipo completamente diverso, no? Che toglie l'alimentazione alle cellule? Ci può dire qualcosa su certo. Questo? No, anzi, questo veramente è una possibilità molto, molto seria per combattere il cancro. Questo è basato sul fatto che un cancro che si sviluppa da una cellula, insomma, che cresce, questo cancro formerebbe un mucchio di cellule che alla fine non potrebbero più sopravvivere perché non hanno afflusso di ossigeno e di nutrienti. E per fare questo il cancro fa quello che tutti gli organi fanno durante lo sviluppo, cioè produce delle sostanze che attraggono i vasi sanguigni. Cioè si formano dei capillari, dei vasi sanguigni nuovi che penetrano nel tumore e perciò lo provvedono di quello di cui ha bisogno. Ora si sa che questo accrescimento dei vasi sanguigni è sotto il controllo di due tipi di sostanze. Sostanze che lo attraggono, che favoriscono lo sviluppo, e sostanze che lo impediscono. E normalmente c'è questa bilancia che permette ai vasi di penetrare fino a che è necessario e non di più. Ora, questo ricercatore americano, che è un esperto in questo campo e ha fatto moltissime scoperte già in questo campo, quello che lui ha fatto è quello di usare due di queste sostanze che ostacolano l'accrescimento per bloccare l'accrescimento di nuovi vasi nel tumore. Ora, questo si può fare perché nell'organismo normale non c'è accrescimento di nuovi vasi, a meno che non ci sia una ferita dove devono colmare quella, ma altrimenti non c'è. Per cui si può agire a livello di tutto l'organismo e si va a colpire il tumore selettivamente. Dunque, questo è il primo vantaggio. Poi non è che colpisca solo la massa principale, colpisce il tumore in qualunque posto esso sia. Perciò le metastasi, cioè perché tutti hanno bisogno di vasi sanguigni. E poi c'è un altro vantaggio notevolissimo, che è questo. Tutte le terapie contro il cancro trovano la difficoltà che le cellule del cancro hanno una grande variabilità. Per cui se si colpiscono con un chemioterapeutico che le ammazza, però non le ammazzerà tutte, qualcuno sopravviverà, questa sarà resistente e questa riprodurrà il tumore e il tumore diventa totalmente resistente. Questo purtroppo è quello che succede. Ora, in questo caso della terapia contro i vasi sanguigni, questo pericolo non c'è, perché la terapia non aggredisce le cellule del tumore direttamente, aggredisce cellule normali che non hanno questa capacità di resistenza, di sviluppare resistenza. E perciò dovrebbe essere un metodo perfetto. Ora, l'unico problema che c'è è questo, che questi risultati sono stati ottenuti su topi in cui si era introdotto un tumore, che perciò era un tumore esogeno. Ora, la situazione del tumore esogeno è diversa da quella del tumore endogeno. E questo non sappiamo fino a che punto questo possa impedire. Però c'è un altro lavoro di cui non si è parlato, che forse ancora più importante, ed è questo, che uno scienziato in California ha usato dei metodi molto moderni per costruire piccole proteine, peptidi, per costruirli in un grandissimo numero, con tutte le possibili con tutti gli assortimenti di aminoacidi, insomma, perciò una grandissima varietà, usando dei fagi, dei virus, che si prestano molto bene a questo gioco. E poi ha immesso questi fagi nei vasi sanguigni di organi vari e ha trovato che alcuni di questi ci si attaccavano perché avevano un peptide che riconosceva qualche componente di questi vasi sanguigni. Due cose importanti sono venute fuori. Una,
che i vasi sanguigni dei vari organi sono diversi, perciò probabilmente quelli del tumore saranno diversi da quelli normali e questo potrebbe permettere una selettività anche maggiore. E l'altro, questo, dunque ho detto, l'altro vantaggio è questo, che lui ha potuto attaccare a questi peptidi, isolando i peptidi, attaccare un agente chemioterapeutico normale contro il cancro e notava che i cancri venivano totalmente distrutti, mentre invece l'effetto sulle cellule normali era minimo. Dunque, perciò, vedete, ci sono già diverse possibilità che si profilano e io sono convinto che questa è la risposta veramente finale al problema del cancro. Su queste bellissime parole applaudiamo. Bene. Siamo